il 27 gennaio 1945 quando le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Oggi anche Arezzo, a 78 anni di distanza, celebra il giorno della memoria ricordando le vittime dell'Olocausto. Noi abbiamo il dovere di ricordare per non dimenticare, soprattutto oggi che le testimonianze dirette di persone ancora in vita sono sempre meno, quindi rivolto a tutti noi, rivolto in particolare anche ai ragazzi, ai più giovani, è un momento fondamentale perché non si può dimenticare l'orrore dell'Olocausto, non si può dimenticare l'orrore della deportazione ed è proprio sulla memoria che si fonda poi il nostro futuro. La cerimonia ufficiale, come sempre, al cimitero ebraico di Arezzo, meglio conosciuto come il Campaccio degli Ebrei. Qui è stata deposta una corona d'alloro alla presenza delle autorità locali. Una giornata irrinunciabile, nel senso che sottolinea un ricordo che non deve spengersi mai, come ha ricordato anche la senatrice Segre, quindi il tempo a volte può indebolire la memoria e noi abbiamo il dovere e anche il diritto di non indebolirla mai, perché questo è il fatto più tragico che le esperienze umane ricordi, e quindi se è accaduto può riaccadere e allora dobbiamo essere tutti solerti, vigili, perché questo non riaccada mai più. Una giornata per non dimenticare quello che è stato e perché non ricapiti mai più, oggi più che mai con i venti di guerra che continuano a soffiare così vicini. Un giorno importante che oggi ha una doppia valenza proprio per questo tema e che ci ricorda che purtroppo le battaglie che abbiamo fatto nella nostra Europa civile, diciamo quella degli ultimi 50-60 anni, ancora oggi sono battaglie da vivificare, dunque da portare avanti anche per le nuove generazioni.